Poi cercheremo anche di interloquire con l'amministrazione locale, quindi sia quella capitolina che quella del municipio 5, ma anche con, siccome questa radio si occupa del terzo e del quarto municipio, anche con comitati genitori, con presidenti, vicepresidenti di consigli di istituto della Tiburtina, della Nomentana e con i relativi amministratori locali. La cosa che ti volevo chiedere era questa: noi da domani avremo una, cioè ti volevo chiedere, che dico ai nostri ascoltatori, ma che dico anche a te, noi avremo una email dove tutte le persone, tutti i genitori, tutti gli insegnanti che ci vogliono porre delle domande o che anche vogliono partecipare a questo programma possono scriverci da domani a ascoltandosimpara@gmail.com oppure sull'email dell'associazione associazioneromafutura@gmail.com oppure su Roma Futura Facebook o su Twitter, che è Radio Roma Futura. Da anche nei prossimi giorni sarà proprio la pagina Facebook della trasmissione Ascoltando si impara. Lascio a te la chiusura. Sì, io vorrei che quello che tu ti sei auspicato diventasse una realtà, cioè che magari riusciamo ad avere qui in trasmissione sia rappresentanti delle scuole primarie, secondarie, ma anche dei più grandi licei che abbiamo, sia in zona che a Roma, per avere una visione della scuola a 360 gradi. E per concludere io voglio dire solamente una cosa: invece di somministrare queste prove, invece di creare situazioni assurde all'interno della scuola, io voglio dire che se si vuole davvero che migliori la qualità della scuola, allora che vengano restituiti i finanziamenti e gli organici al fine di sancire e tutelare il diritto costituzionale allo studio e che venga restituita una dignità a quella scuola pubblica che è stata fin troppo violentata in nome di una ripresa economica che purtroppo tarda a venire. Sono pienamente d'accordo, lo aggiungo alto. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Roma Futura. Hasta luego, ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima con Sabrina. Ciao! No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just